2 anni fa avvenne la tragedia a Tagliacozzo, ricorderete tutti l'esplosione che causò la morte di diverse persone nella fabbrica di fuochi artificiali. Questa medaglia è quello che ha ottenuto, ma non soltanto questo, Maurizio Seritti, il carabiniere che è qui vicino a noi. Questa medaglia gliela ha consegnata nel mese di giugno scorso, in occasione della festa dell'arma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora Maurizio Seritti sta per ricevere altri onori da parte del Comune di Avezzano. Allora io vorrei che tu ci ricordassi in pochi secondi quello che ti capitò di vedere 2 anni fa lì a Tagliacozzo. Niente, ero di servizio e mi trovavo circa un chilometro di distanza, ma nel momento che è stata la prima esplosione mi sono accorto che c'era qualche cosa che non andava, perché non capitava mai, e al collega ho detto: partiamo, andiamo a vedere alla fabbrica pirotecnica Paolelli. Però mentre che andavamo lì vi furono altre esplosioni e noi siamo arrivati, quando sono arrivato sul posto ho constatato proprio la vera strage che stava succedendo, e mi sono messo subito al lavoro per portare in salvo le persone che purtroppo si erano salvate, perché altre tre sono morti. Senti, in quei momenti che cosa passa per la testa di un carabiniere? Cioè, non pensi: sto rischiando la mia vita, mi devo fermare, chi me lo fa fare? No, non ho proprio assolutamente pensato nulla, ho pensato soltanto di andare a dare aiuto e di soccorrere quelle persone, che anche perché sono persone che conosciute nel posto, e io mi sono subito adattato per salvare ciò che potevo salvare. Rifaresti ancora quello che hai fatto? Sempre. Sempre. Senti, oggi anche il Comune di Avezzano ti vuole ringraziare per quello che hai fatto, e mi sembra una cosa giusta, dovuta. Non lo so, io mi ha fatto molto molto piacere, perché ringrazio proprio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per questa cerimonia pubblica che mi sta facendo, e quindi mi dà molto onore. E la medaglia d'oro che porto qui ad Avezzano, per me, io sono di Avezzano, quindi mi piace di dare una medaglia d'oro anche ad Avezzano. Un altro illustre cittadino avezzanese fa parte di questa comunità, Maurizio Seritti, sindaco di Pangrazio. Seritti si è reso protagonista 2 anni fa di un gesto veramente eroico, e oggi, dopo la medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella, è giusto che anche il Comune gli riconosca quello che ha fatto. Ma agli illustri cittadini il Comune ne è orgoglioso, ne è fautore, e naturalmente va alla ricerca. Seritti è stato un grande, ha avuto questo grandissimo riconoscimento di medaglia d'oro per aver salvato delle vite nel 2014 a seguito del scoppio dei fuochi d'artificio a San Donato, e quindi della fabbrica relativa, e noi lo abbiamo accolto con gioia, ma tutta l'amministrazione. Devo dire che siamo stati orgogliosi di avere un concittadino così importante, poi un concittadino che veramente fa tanto per il sociale. Lo voglio ricordare perché è importante: Maurizio Seritti, oltre ad essere molto collaborativo del parroco della Chiesa di Santo Spirito, fa il presidente della confraternita, fa il presidente del tutto il comitato feste, in parole povere è un punto di riferimento di un grandissimo quartiere che va rispettato, e va rispettato anche grazie all'apporto di tutte le persone che, come Maurizio, cercano un attimino di portare avanti e di segnalare le emergenze e le esigenze che ci stanno. Colgo l'occasione per ricordare anche un fatto: che Maurizio mi sta molto dietro per la sistemazione del nuovo municipio, ma tutti sanno che il nuovo municipio è ancora sotto sequestro della magistratura, e stiamo aspettando appunto la risoluzione del processo penale e amministrativo per poter metterci le mani. Siamo pronti, stiamo vedendo anche delle cose importanti per donare a quel quartiere un qualcosa di importante, ma naturalmente i guai fatti nel passato naturalmente noi li cerchiamo di risolvere, ma i tempi poi della magistratura, se sono lunghi, non dipendono certamente dall'amministrazione. Abbiamo fatto tanti personaggi ad Avezzano, e lo sapete, non solo, poi cerchiamo anche
di premiare chi nella Marzi, che poi è stato ad Avezzano, ha avuto delle illustri onori, oltre a dare le medaglie, il riconoscimento della cittadinanza a Gianni Letta, Natalino Irti che sarà prossima, e quindi personaggi che hanno portato l'Italia nel mondo. Poi ci sono degli illustri cittadini che sono riconosciuti da tutta la Marsica come delle persone da ricordare, e mi riferisco ai ricordi che abbiamo fatto qui con i Vialetti in Piazza d'Orlonia di Corbi, Esposito e Liberali, che sono state un'altra eccellenza per la nostra città e per la nostra Marsica. Ricordare le persone importanti, questo è fondamentale. Essere orgogliosi di essere avezzanese, essere orgogliosi di essere marsicano, questo è quello che ci guida. Noi vogliamo chiaramente che la nostra Marsica, la nostra città di Avezzano, per i suoi illustri cittadini venga riconosciuta non solo in Italia ma anche nel mondo. E questo è anche un esempio per i giovani, dovrebbe essere almeno. Fondamentalmente, ma la mission è questa, questo è quello proprio di dire ai giovani: guardate, cercate di guardare a queste persone, a questi personaggi, a quelle persone per bene, a quelle persone valorose, a quelle persone intelligenti che hanno fatto la storia. Oggi bisogna guardare in positivo. Se guardano i giovani in negativo sarà il disastro del futuro. Io li stimolo molto, e poi con i giovani c'è un rapporto speciale che chiaramente mi fa essere sempre molto dinamico e anche molto vulcanico nel fare le cose. Tutte le scuole di Avezzano si sono radunate in Piazza Risorgimento per celebrare anche loro questa giornata contro la violenza, contro il femminicidio. 136 morti nei primi 11 mesi di questa Italia che va a rotoli. Noi abbiamo qui un gruppo di ragazzi, Alessandra, Lorenzo, ma tanti di loro, per parlare di questo fenomeno, un fenomeno che sta portando dove, Alessandra? Io non ho idea di dove stia portando, sicuramente non verso un bel futuro per noi donne, giovani donne soprattutto. Noi aderimmo per la prima volta a questa manifestazione 3 anni fa, quando successe a Pescina che una ragazza che aveva più o meno la nostra età, 16-17 anni, fu uccisa insieme a sua sorella e sua mamma da suo padre. E questa cosa ci toccò enormemente. E iniziamo a riflettere sul fatto che quella ragazza, quelle donne potevamo essere io, mia sorella, mia madre, qualunque ragazza che viene a scuola con me. E quindi per noi questa è una giornata importante. Abbiamo messo molto impegno nella realizzazione di questa manifestazione e siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. Il nostro obiettivo era principalmente sensibilizzare le persone e far capire che il femminicidio e la violenza sulle donne sono delle realtà che esistono, problemi reali che purtroppo nella nostra società ci sono, ma poche persone, diciamo, le prendono sul serio. La violenza in generale è molto sottovalutata, secondo me, in questi ultimi anni. Viviamo di violenza come divertimento, come mezzo di comunicazione tra popolazioni e tra persone. Anche come divertimento, tu hai usato un termine particolare, perché voi giovani cercate spesso il divertimento e a volte ci sono degli elementi in mezzo a voi che per divertimento fanno ricorso alla violenza. Ma che cosa bisognerebbe dire a questi vostri coetanei, perché tanti sono vostri coetanei? Sì, secondo me bisognerebbe fargli capire che la violenza non è un mezzo, non è il mezzo adatto per comunicare tra persone, tra popoli, tra chiunque, non è il modo giusto di rapportarsi tra le persone, e noi ne siamo convinti, soprattutto perché appunto quando ci rendiamo conto di quello che succede, quando accadono fatti vicino a noi e non rimangono più limitati al servizio al telegiornale oppure a un articolo sul giornale, iniziamo a renderci conto di quanto possano riguardarci da vicino. 2 mesi fa è successo che una ragazza stava per essere stuprata qui ad Avezzano, vicino alla Fontana Luminosa a via 20 Settembre, e erano le 9 di sera. E quindi io, sentendo questa cosa, ho iniziato a pensare, potevo essere io quella, perché capita spesso che esca di sera e ritorni a casa a piedi da sola, e quindi perché io, uscendo di casa, devo avere paura di ritornare da sola o preoccuparmi del mio abbigliamento, se posso essere provocante o se posso in qualche modo istigare qualcuno a stuprarmi. Io non devo preoccuparmi di cose del genere, devo essere libera di potermi vestire come voglio, come desidero, di dire quello che penso e quello che credo.
Senti, Lorenzo, voi avete fatto questa manifestazione senza l'apporto dei professori, quindi è una vostra iniziativa. Perché i professori non hanno aderito? Ma questa manifestazione, l'idea è partita da noi rappresentanti delle varie scuole. Abbiamo richiesto la possibilità di farla alle scuole, le scuole ci hanno dato l'opportunità, però non si sono mostrate, insomma, in pubblico al nostro fianco. Noi abbiamo anche cercato di invitare qualche professore che nelle nostre scuole si occupa di queste, insomma, denuncia queste situazioni, però purtroppo oggi non si è presentato. Noi abbiamo comunque il supporto, suppongo, di tutte le nostre scuole, perché tutti i nostri dirigenti sono stati favorevoli a questa manifestazione, perché comunque noi che siamo la nuova generazione stiamo dimostrando che questa inciviltà, perché poi si parla di inciviltà, non è degna di un paese appartenente all'Europa, un paese che si definisce civile da millenni praticamente, e quindi loro sono stati favorevoli ufficiosamente più che altro, perché ufficialmente non ci hanno messo la faccia, però comunque dietro di noi abbiamo sicuramente, in primis parlo a nome dello scientifico, il supporto del nostro dirigente scolastico, ci è venuto incontro e ci ha aiutato sotto ogni punto di vista per facilitare sia l'afflusso di persone sia la voglia che le persone hanno di partecipare a questi eventi. Senti, si parla di femminicidio oggi, ma anche il bullismo prima o dopo sfocia nel femminicidio, o almeno in tantissime circostanze sfocia nel femminicidio. Ecco, voi avete 16, 17, 18 anni, all'interno dei vostri gruppi, delle vostre scuole, delle vostre realtà, riuscite a individuare di tanto in tanto soggetti che fanno del bullismo quasi una ragione di vita? Ma guardi, io personalmente, almeno nelle persone che conosco, ma credo in ogni singola persona che è venuta a questa manifestazione, non penso che siamo persone che si danno sfogo al loro divertimento con la violenza. Io conosco moltissime persone, non tutte purtroppo, che si trovano qui e non ho mai riscontrato problemi di violenza su altre persone, perché posso dirlo che sono circondato qua a Vezzano di ragazzi che credono negli ideali di giustizia e uguaglianza, quindi siamo fratelli alla fine, noi ci vogliamo tutti bene e siamo anche disposti a difendere colui che da parte di terzi è soggetto a violenze, perché comunque siamo pienamente consapevoli che questa strada non è la strada giusta, perché oggi casomai se la prende con una singola persona, ma più avanti potrebbe causare anche danni molto più grandi. Riuscirete soprattutto mai a sconfiggerlo questo triste fenomeno? Noi ci auguriamo sicuramente di sì. Prima, durante il corteo, abbiamo gridato: fino a quando ci sarà anche una sola donna morta, noi continueremo a scendere in piazza il 25 novembre. E così faremo, fino a quando tutti quanti non sapranno quello di cui parliamo, fino a quando quello che diceva anche Lorenzo e quello che avevo detto anche io prima, che la violenza non è il mezzo giusto di risoluzione dei conflitti, noi continueremo a protestare, a manifestare e a cercare di sensibilizzare le persone su questa strada. Se tu riuscissi a vedere, ti capitasse di vedere un tuo amico, un tuo conoscente che sta picchiando una ragazza, come reagiresti? Innanzitutto, grazie della possibilità che mi date, basta buon senso, stiamo attraversando un tunnel di cui non si arriva alla fine. A chi si vede, chi sfoga nella violenza per reprimere questo tipo di azione bisogna utilizzare le maniere forti, basta buon senso e chi sbaglia deve pagare, giustamente. No? Ecco, spesso invece capita che chi sbaglia non paga, la fa sempre franca. E qui sono gli adulti a dover dire qualcosa, perché spesso la giustizia non segue il corso che dovrebbe seguire. Proprio per questo noi oggi stiamo manifestando per tutti coloro che non per il proprio volere sono costretti a stare in silenzio. Noi vogliamo dar voce a tutti coloro che stando in questa situazione non possono dir nulla. Vogliamo arrivare a tutte queste persone, appunto, e capire i loro problemi ed esporli a tutti coloro che possono dargli una mano, a partire da carabinieri, forze dell'ordine, perché come dicevo prima è giusto che chi sbaglia deve pagare. Thank you.
60 anni di attività giornalistica, nel corso della quale ha realizzato un po' di tutto, servizi, interviste, speciali, incontrando personaggi di ogni genere. E poi, come a volte accade nella vita di un cronista, scatta quella scintilla, si accende quella luce particolare per cui il cronista diventa scrittore e decide di realizzare qualcosa di importante, un libro. Filippo Fabrizi è uno di questi, un nostro amico e collega, ci permette sicuramente forse questo termine, che ha dato alle stampe da poco la sua terza fatica e il titolo è tutto un programma, si intitola appunto il suo ultimo libro, Donne d'Avezzano. Siamo venuti a trovarlo per farci raccontare appunto questa sua ultima fatica. Innanzitutto la scintilla che ha fatto scoccare in te l'idea di buttare giù questa terza fatica, quando si è verificata? Dunque, intanto io non è che da scrittore sono diventato cronista, sono rimasto cronista delle vicende, delle persone, dei personaggi di Avezzano e della Marsica. Quando è scattata questa scintilla, chiamiamola così, che mi ha spinto a fare questo terzo libro, quando ho fatto il secondo libro, qualcuno mi ha rimproverato dicendomi che in quel libro non c'era nessuna donna, che erano tutti uomini. Ah sì? Allora io adesso ne farò un altro con tutte donne, ed ecco che è nato Donne d'Avezzano. Però ho visto che c'è anche qualche fotografia di illustri personaggi maschili in questo libro. Ma che hanno incrociato la vita di queste donne. Se ti riferisci per esempio al primo nominativo che è citato qui, al primo personaggio, cioè a Irma Bianchi, beh, Irma Bianchi ha una storia lunghissima che l'ha incontrata di gente, maschi e femmine. Senti, con un titolo così uno pensa magari anche al gossip, no? Perché sai, parlare di donne e sfociare nel pettegolezzo non è che ci voglia granché, bisogna essere abili a evitarlo, ma sicuramente non è così e lo sappiamo. Ecco, il personaggio che ti ha dato maggior da fare per la descrizione, qual è stato, se ce n'è uno in questo libro? Il personaggio che mi ha preoccupato di più è quello che ho messo in copertina. Nel senso che in copertina mi sono chiesto chi ci metto. Questa immagine che vedete non è di nessuno, non è una fotografia, non è una scultura, non è un dipinto, è solo una elaborazione al computer, quindi può essere tutte e nessuna. Senti, tu hai raccontato, ecco, in che modo le varie donne, a che cosa ti sei ispirato in particolare e che cosa hai voluto mettere in risalto in ciascuna di loro? Allora, si divide in due parti questo libro. Nel primo ci sono le interviste che ho fatto nella nostra emittente Antenna 2, e quindi ho riportato il testo di quegli incontri a due, che molti ancora ricordano. Nella seconda parte ho interviste più recenti che ho fatto direttamente, e le persone le ho fatte parlare sulla base delle domande che io ho posto, ho suggerito, e ne è venuto fuori un racconto di vita. Qualche aneddoto che è inserito in questo libro, qualcuno in particolare che secondo te può suscitare la curiosità dei lettori? Ti va di citarne qualcuno? Io spero che i lettori abbiano la curiosità di leggerlo tutto, il libro, e troveranno loro le curiosità a cui tu fai riferimento. Certamente non è un libro di gossip, e questo perché io rispetto il mondo femminile. Non ho voluto fare un'incursione senza preoccupazioni. È stata un'impresa sicuramente rischiosa, però insomma credo di essermela cavata. Di solito si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ecco, la tua compagna ti ha ispirato, ti ha dato qualche dritta quando si è trattato di descrivere magari in maniera particolare qualche donna? Dunque, mia moglie non ha nessuna colpa, ha solo avuto lo spirito di sopportazione in questo mio dedicarmi agli incontri con altre donne, ma solo e sempre dal punto di vista giornalistico e per raccontare le vicende di queste persone, ma senza gossip, per carità. Quanto tempo giornalmente ti ha portato via questa fatica? Diciamo che per un anno sono stato impegnato a lavorarci su. Beh, insomma, una bella fatica. Senti Filippo, quante copie ne hai stampate e dove è possibile reperirle? Sono nelle librerie le copie di questo libro a partire da lunedì
28 novembre. La presentazione è avvenuta il 26 novembre, che è sabato. Da lunedì è in tutte le edicole di Avezzano. Allora, questa è la tua terza fatica e sicuramente avrai ancora tempo per la quarta, la quinta, la sesta. Che cosa hai in cantiere? Sicuramente in queste marce che tu hai citato, la quarta, la quinta, la sesta, non ingrannerò la marcia indietro. Andrò avanti, non so fino a quando, ma andrò avanti. Prossimo argomento, magari ci anticipi qualcosa. Boh, le coppie. Le coppie, è un'idea. Ma quelle che continuano ad esistere o quelle che poi si scoppiano? Perché oggi va di moda quest'altro modo di fare. E allora il romanzo sarebbe lunghissimo. Si parla ancora di violenza in generale, ma contro le donne in particolare. E il liceo scientifico, quando si tratta di questi argomenti, non si tira mai indietro, anzi è sempre in prima linea. Questa volta ha occupato, tra virgolette, il Teatro dei Marzi per un proprio spettacolo. Nevermore, mai più, ma sarà proprio così. Siamo con il professor Lucci e la professoressa Placida per parlare di questo argomento. Un argomento che annualmente, che comunque periodicamente torna in primo piano. Perché? Perché c'è una mentalità completamente sbagliata, perché si pensa che la violenza possa risolvere i problemi, che la violenza possa farci appropriare di qualcosa che non è nostro. La donna non è di nessuno, la persona non è di nessuno, sceglie di stare con un uomo e se vuole andare via è libera di andare via. Così, molto semplicemente ma molto profondamente. Professor Lucci, avete allestito uno spettacolo coinvolgendo tantissimi vostri ragazzi. Ecco, come vi siete organizzati? È uno spettacolo che facciamo da 4 anni, i ragazzi sono eccezionali quando li coinvolge e quando hanno voglia di fare una cosa, per cui lo spettacolo viene benissimo da sé, a parte tutte le difficoltà legate ai tempi, alle organizzazioni esterne e così via. Però per la parte recitata dai ragazzi, per l'impegno dei ragazzi, io trovo dei ragazzi eccezionali che sempre danno una disponibilità assurda, secondo me, veramente bella, e sono convinto. Io sono convinto che i nostri ragazzi avranno una possibilità di fare qualche tipo di violenza con una percentuale molto più bassa di tutti gli altri ragazzi del mondo. Da quanto tempo state preparando questo spettacolo? Lo stiamo preparando da un mese circa, però è chiaro che la disponibilità sia di posti dove provare, sia di economica è molto limitata, quindi diciamo che di un mese riusciamo a usufruire in tutto di una settimana, per cui è molto difficile organizzare lo spettacolo in maniera che sia perfetto e preciso, però diciamo uno spettacolo impostato proprio in modo che se c'è il difetto è la parte bella, perché ci deve essere, insomma, non siamo professionisti. Passano gli anni, quindi cambiano anche gli studenti, voi ogni volta dovete ricominciare, non dico da capo, ma quasi, è difficile? È una sfida ed è bellissima. Io ho riniziato quest'anno con una prima e con una seconda, ragazzi piccoli. Io per esempio, io personalmente ho messo in scena Amore e Psiche con la prima e La buona novella di Fabrizio De André con la seconda, quindi una sfida veramente, un progetto un po' presuntuoso, però i ragazzi non mi hanno tradito. È difficile nell'idea, ma quando li coinvolgi poi loro si lasciano coinvolgere, anzi ti guidano loro su tante cose, quindi sono soddisfattissima. E tutti gli altri che cantano, ballano, sono ragazzi dalle mille risorse, quindi ci aiutano anche a superare i problemi tecnici che ovviamente ci stanno. Ma la selezione, che criterio segue? Perché sono sempre disposti e disponibili tutti ad accettare questo tipo di coinvolgimento? Noi chiediamo a tutti la partecipazione, chiunque sa che si può mettere a disposizione lo fa. Ci sono anche ragazzi che non compaiono sul palco ma che lavorano dietro le quinte, ci stanno i ragazzi che fanno le fotografie, ci stanno ragazzi che semplicemente si mettono a servizio degli altri per i costumi, per il cosiddetto trova robe del teatro, quindi sì, si mettono a disposizione con estrema facilità. Poi io che lavoro con le classi, per me è molto, forse in questo sono un po' facilitata, perché in una classe di 20 persone si trovano tutte le figure di cui hai bisogno.
Professor Lucci, molte volte capita che gli studenti in occasioni del genere fanno vacanza, no? Qualcuno magari non viene neanche a vedere lo spettacolo. Ecco, con i vostri colleghi insegnanti, docenti, come vi siete rapportati in questa circostanza? Sono stati tutti d'accordo a collaborare oppure qualcuno ha nicchiato un po'? Allora, noi organizziamo per tutti, i ragazzi hanno tutti voglia di partecipare, di venire. Non è certamente una giornata persa, è una giornata guadagnata questa. Si viene a teatro, se c'è qualche collega a cui questo non va bene me lo può dire e io risponderò come so fare. Allora, si parla di violenza, un argomento che quotidianamente sta in primo piano anche sui telegiornali nazionali, ma qualcuno dice che parlandone troppo si rischia l'emulazione e quindi l'incremento di questo particolare problema. Io credo che il problema ai ragazzi dell'età dei nostri ragazzi vada sottoposto, poi parlarne troppo, io penso che il problema sia parlarne bene, nel modo giusto. Noi abbiamo scelto di farlo con uno spettacolo teatrale e quindi di farlo con il canto, con la danza, con la recitazione, che mi sembra il modo migliore. È chiaro che di sottofondo c'è questa idea molto negativa della violenza che abbiamo in testa, però cerchiamo di farlo anche con una certa allegria, una certa spensieratezza che è propria dell'età dei nostri alunni, dei nostri studenti. Nevermore, mai più violenza contro le donne, ma c'è anche un altro fenomeno, il bullismo. In che maniera secondo te sono legati? È la stessa idea, un'idea di prevaricazione. Chi si compie colpevole di atti di bullismo è perché pensa che l'altro sia inferiore. Quindi è la stessa idea di fondo, l'inferiorità di un altro essere umano. E noi ovviamente non possiamo accettarla in nessun caso. Il diverso, pure l'idea di diversità, bisognerebbe insomma andarci a fondo che cosa significa. L'altro è una persona e merita rispetto, punto. Avete avuto mai percezione nel vostro istituto di qualche episodio del genere, di qualche fenomeno del genere? No, sinceramente no, non, assolutamente, non, se c'è è molto sporadico e viene subito rimesso nella giusta carreggiata, anche perché abbiamo la collaborazione dei genitori soprattutto, quindi è molto molto difficile, non, assolutamente no. Due delle protagoniste dello spettacolo, Francesca e Paola. Allora, con questi segni neri sul viso abbiamo capito che cosa devi fare, ma spiegacelo tu, come ti sei preparata per questa mattinata? Allora, noi faremo uno spettacolo di ginnastica artistica e danza in cui comunque cercheremo di combattere l'uomo che ci opprime. E questi segni sono appunto i segni del combattimento e volevamo appunto mostrare quanto sia difficile uscire da una situazione come quella della donna che canta la nostra canzone e speriamo che il messaggio arrivi e che sia di ispirazione per chi è vittima di violenza. Invece il tuo ruolo in questa manifestazione? Io in questo momento recito con Alessandro Scafati e ci divertiamo a fare una scenetta che sdrammatizza un po' la situazione di una signora un po' particolare che entra in un comune. In questo momento ci divertiamo per sdrammatizzare, niente più. Alessandro ha frequentato lo stesso istituto e ha deciso di fare l'attore, ci sta provando con tutte le sue forze. Lo conoscevi prima? No, io sono molto più piccola di lui, però abbiamo avuto una professoressa in comune, la professoressa Placida, e ci ha raccontato come Alessandro è entrato a far parte di questo mondo e sinceramente sono molto fiera sia della professoressa che di Alessandro. Da grande che vorrai fare tu? Io probabilmente non l'attrice, però è una cosa che mi ispira molto, mi piace. Tu invece da grande? Io vorrei fare il medico, ma sarà una strada diversa da quella che porto adesso in scena. Ma non per curare quelli che usano violenza sugli altri? No, no, assolutamente. Per curare donne e uomini forti che combattono anche loro contro un male più grande come questi uomini che opprimono le donne. Una strategia che punta sul recupero della materia nell'ottica di quella economia circolare al centro dei programmi della regione in tema di rifiuti. È l'aspetto principale del documento definito di modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti illustrato questa mattina a Pescara dal sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca.
L'atto rappresenta il frutto di un lavoro di concertazione con tutti gli attori del territorio durato 2 anni e prevede consistenti investimenti per incentivare la raccolta differenziata, in particolare quella domiciliare, che nel 2015 ha toccato una percentuale del 49%. L'obiettivo è centrare il 67% nel 2020 ed il 70% nel 2022 attraverso una serie di azioni in parte già avviate per la riorganizzazione del servizio ed il potenziamento della rete dei centri di raccolta sparsi nelle diverse aree della regione. A questo si aggiunge una rivisitazione dei trattamenti eseguiti negli impianti dell'indifferenziato che consentiranno di recuperare dai rifiuti almeno il 15% di materiali riciclabili, riducendo ulteriormente i conferimenti in discarica. Un progetto ambizioso che permetterà di coniugare e di scongiurare la installazione in Abruzzo di un termovalorizzatore, visto che le quantità di pattume da lavorare non ne consentirebbero la sostenibilità non solo in termini ambientali, ma anche tecnici ed economici. In questo programma, ha sottolineato Mazzocca, il ruolo da protagonista spetterà ai cittadini e alle amministrazioni comunali che avranno il compito di rendere questi traguardi raggiungibili e concreti. Su questo fronte abbiamo già organizzato e continueremo a farlo una serie di iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutte le fasce della popolazione. Puntiamo molto su questo progetto che permetterà all'Abruzzo di essere pienamente in linea con i target fissati dalla Commissione europea che per il 2020 prevedono una percentuale di raccolta differenziata pari al 50% del totale dei rifiuti prodotti che oggi sfiorano le 600.000 tonnellate all'anno. Più particolari nella intervista al sottosegretario con delega all'ambiente Mario Mazzocca. La regione nel percorso che ha portato alle modifiche del piano regionale di gestione dei rifiuti ha puntato sul recupero della materia, in quell'ottica di economia circolare che ormai si sta portando avanti da tempo. Quindi non c'è spazio per gli inceneritori, semplicemente perché i dati rendono questo investimento insostenibile sia dal punto di vista ambientale ma anche e soprattutto economico. Siamo con il sottosegretario Mario Mazzocca. Dunque oggi si conclude questo percorso, un percorso in cui i cittadini saranno protagonisti insieme alle loro amministrazioni. Sì, certamente, noi abbiamo sostanzialmente concluso una fase di aggiornamento del piano ereditato che prevedeva 3 scenari, incluso uno dedicato proprio all'incenerimento, con l'individuazione di un unico scenario che è quello del recupero di materia. Un percorso avviato nel mese di novembre 2014, concluso oggi con la stesura definitiva del piano di gestione dei rifiuti, un documento di circa 800 pagine su cui invitiamo tutti a discutere, perché riteniamo che la discussione si fa sugli atti e sulle carte e non sulle interpretazioni che qualche parte politica o meno, più o meno politica, può dare dell'attività, perché altrimenti facciamo un maleficio ai nostri corregionali, ai nostri cittadini. Il piano di fatto lo stiamo già attuando da un po', perché sulle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti e di differenziazione degli stessi, noi abbiamo investito qualcosa come 36 milioni di euro per da un lato finanziare i progetti sulla raccolta differenziata a beneficio di alcune realtà comunali spesso associate, e dall'altro finanziando qualcosa come 120 impianti pubblici fra centri del riuso, piattaforme ecologiche, centri di raccolta che rappresenteranno poi la spina dorsale dell'attuazione del piano. Questa, unitamente ad altre 3 condizioni, una delle quali per esempio l'accordo intercomunale con il Molise, ci consentirà di procedere entro il prossimo mese di giugno alla revisione dei dati dell'allegato al decreto, che renderà evidente quindi l'insostenibilità sia ambientale che tecnica e che soprattutto economica, cioè il gioco non vale la candela, di un qualsiasi tipo di impianto di incenerimento sulla nostra regione. Quindi il nostro non è un no ideologico, ma è un no estremamente pratico e concreto.